Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Sara De Maria e um, sono laureata in biotecnologie per l'ambiente e la salute all'Università di Ferrara e oggi vi esporrò i risultati della mia ricerca. Il mio progetto eh, ha come titolo Risposta delle culture allo stress ambientale e composizione geochimica isotopica. Analisi della letteratura in ottica di applicazioni per la tracciabilità delle filiere agroalimentari. La mia ricerca si inserisce nel contesto della tracciabilità, che è un contesto assai complesso ed in continua evoluzione. È importante perché coinvolge diversi attori per i quali è importante tracciare eh, il prodotto, eh, dalle autorità eh, fino alle istituzioni fino ai consumatori. È importante ehm, garantire l'autenticità eh, e la qualità del prodotto eh, vegetale nella tracciabilità. La qualità delle colture agricole eh, si ehm, relaziona con eh, il tema del cambiamento climatico perché eh, la maggiore incidenza degli stress ambientali va a impattare negativamente sulle rese produttive delle culture e sull'alterazione dei processi fisiologici della pianta che eh, di conseguenza eh, va ad alterare la composizione chimica delle strutture vegetative e riproduttive nelle piante e conseguentemente ne viene compromessa la sicurezza e la qualità del prodotto vegetale. L'insieme delle tecnologie emergenti nella tracciabilità riguardano l'analisi multielementare o ionomica. Eh, si tratta appunto di una quantificazione di tutti gli elementi, compresi quelli in traccia in un organismo vegetale, indipendentemente dal significato biologico. È importante eh, capire e comprendere la, la composizione elementare nei tessuti, nella, nelle parti edibili della pianta ehm, e, ehm, per un, al, al fine della tracciabilità del prodotto vegetale. La la composizione elementare nei vari tessuti della pianta e viene definita quindi un tratto fenotipico complesso e che come tale viene determinato sia da fattori genetici che da fattori ambientali. Dall'introduzione del concetto di ionomica eh, del 2003 sono stati pubblicati diversi lavori scientifici che sono stato oggetto eh, della mia ricerca bibliografica. La bibliografia può essere eh, catalogata in tre grandi ambiti eh, che eh, appunto... Riguarda la discriminazione di genotipi diversi, eh, sull'ottenimento di informazioni delle condizioni ambientali di crescita della pianta, anche in risposta agli stress abiotici, e informazioni sull'origine geografica della pianta. La potenzialità di questo metodo dell'analisi elementare viene eh, di gran lunga potenziato se viene associata anche l'analisi degli isotopi stabili. Eh, isotopi stabili, eh, per lo più indagati nell'ambito della coltivazione eh, delle piante quello del carbonio e quello dell'azoto. Le due analisi hanno finalità molto simili, ma eh, vanno a, ad analizzare aspetti differenti. Mio percorso come borsista Europass sono stata coinvolta in una ricerca originale, eh, ovvero un'analisi multielementale e isotopica in foglie cariossidi di mutanti di grano a ridotto contenuto di clorofilla. Lo studio eh, sta appunto confermando le grandi potenzialità dell'analisi geochimica eh, applicata alle colture agricole. E eh, appunto eh, per, questa, per questa mia ricerca sono stati studiati eh, 150, circa 150 articoli eh, bibliografici, da cui poi eh, verrà scritto un, un articolo scientifico di tipo Revio, che spero che incontrerà il favore della comunità scientifica.